Buongiorno, oggi è il 21 marzo, è 2020, è il primo giorno di primavera, anche se ci informano che il primo giorno in realtà è stato ieri, ma noi siamo, alla nostra età, siamo fedeli alla tradizione che ci ha insegnato la maestra a scuola, quindi il 21 di marzo comincia la primavera. In questa primavera oggi vi parlerò di Peter Pan, dei libri, almeno di due dei libri che riguardano Peter Pan, i due romanzi su Peter Pan, anche se in realtà il primo, Peter e Wendy, ha una certa lunghezza, per cui lo possiamo anche rubricare tranquillamente nei romanzi. L'altro, Peter Pan nei giardini di Kensington, è piuttosto breve, quindi insomma, chi ama dire che i romanzi sono libri lunghi lo metterebbe piuttosto nella categoria dei racconti. Non importa, queste distinzioni sono assolutamente fittizie e non ci interessano granché. Io vi parlerò di entrambi i libri insieme e li ho letti nella edizione degli Oscar Classici Mondadori, dove sono appunto disposti uno in seguito all'altro, prima Peter e Wendy e poi Peter Pan nei giardini di Kensington, anche se in realtà questo secondo volume è stato scritto prima. Beh, noi conosciamo Peter Pan da sempre, insomma, è uno dei personaggi standard della nostra storia, del nostro mondo letterario, ma ne siamo ovviamente un po' allontanati, dico, dal Peter Pan letterario, perché lo abbiamo visto spesso, beh, nei cartoni animati di Walt Disney, ma anche in altre serie televisive, quelli più giovani di me o quelli che hanno figli, che quando c'erano i cartoni animati di certi Peter Pan, magari ne hanno viste varie versioni. Io cercherò di soffermarmi invece proprio sul libro, sui libri di Peter Pan scritti da Sir James Matthew Barry all'inizio del Novecento. Non vi racconterò la trama, la vicenda la sapete, insomma, quindi è inutile che la ripercorriamo. Vorrei solamente soffermarmi su alcuni aspetti che mi hanno molto colpito di questo personaggio. Il Peter Pan di Walt Disney è piuttosto monolitico, insomma, non è un personaggio dalla psicologia complessa. Quello di Barry invece lo è, perché Barry ha la capacità di far emergere delle cose relative all'infanzia che ho trovato estremamente inquietanti. Insomma, come sempre accade quando un adulto geniale, un artista, indaga le cose dell'infanzia e lo fa lasciandosi proprio trascinare da questo reimmergersi nel mondo infantile. In effetti molte delle cose che Barry ci racconta sono disorientanti. Ve ne dico alcune intorno alle quali appunto si svilupperanno questi 20 minuti del nostro incontro. Al capitolo 5 del libro Peter e Wendy abbiamo l'apparizione fisica dell'isola che non c'è e il capitolo in effetti si intitola L'isola diventa vera. E inizia così il capitolo. Non appena aveva sentito Peter rientrare, l'isola che non c'è si destò di nuovo alla vita. In sua assenza tutto è quiete e normale nell'isola. E con l'arrivo di Peter, che detesta l'inerzia, tutti riprendono la loro frenetica attività. Insomma, l'isola che non c'è, non c'è non perché non c'è, ma perché non c'è Peter Pan. Se non c'è Peter Pan, non c'è l'isola. E questo credo che sia una bella metafora dell'infanzia. Se non c'è il bambino, non c'è neanche tutto quanto il mondo che lo circonda, e quindi questo mondo fatto di cose che poi sono estremamente serie, perché nell'isola che non c'è si muore davvero, gli indiani si uccidono, ci sono degli stermini. Ma tutto quanto è immerso in un'atmosfera onirica, cioè tutto è vero e tutto anche non lo è, proprio come nei sogni. E che cosa fanno tutti questi personaggi dell'isola che non c'è quando non c'è Peter Pan? Fanno delle cose piuttosto ridotte, quindi non sono impegnati nelle attività estreme del loro ruolo, ma in particolare girano intorno. Continuano a girare intorno quasi per essere svegli, pronti nel momento in cui Peter Pan arriverà. Scrive Barry, la sera dell'arrivo le principali autorità dell'isola erano disposte come segue. I bimbi sperduti stavano cercando Peter.
I pirati cercavano i bimbi sperduti, i Pelle Rossa andavano a caccia dei pirati e le belve davano la caccia ai Pelle Rossa. Tutti giravano in circolo nell'isola e non riuscivano a incontrarsi perché procedevano tutti nello stesso senso. Insomma, l'avventura, la storia avviene nel momento in cui qualcuno cambia direzione, quindi invece che continuare ad andare nello stesso senso, si gira e torna indietro e quindi farà un incontro. A quel punto i Pelle Rossa incontreranno le belve. I pirati incontreranno i Pelle Rossa e si svilupperà tutta quanta l'avventura. Chi è questo Peter Pan? Perché rappresenta il mito dell'eterna giovinezza? Perché c'è la cosiddetta sindrome di Peter Pan, di chi non riesce mai a crescere, a diventare grande? Peter Pan rappresenta dell'infanzia, credo, non tanto la dimensione, come dire, semplificata, rassicurante, insomma, del bambino innocente. Ne rappresenta invece gli aspetti più inquietanti, ma anche più veri. Insomma, Peter Pan incarna in modo quasi estremo, molti degli aspetti che riconosciamo immediatamente nei bambini. Per esempio, Peter Pan è indifferente. Peter Pan non si preoccupa se non per brevissimi momenti delle conseguenze delle sue azioni e in qualche modo anche non impara, non apprende, perché nel momento in cui apprendesse smetterebbe di essere un bambino. E in effetti la nostra storia è proprio questa, noi smettiamo di essere bambini nel momento in cui in qualche modo esauriamo il processo di educazione, cioè questo trarre fuori da noi l'adulto che c'è in noi, perché i modelli educativi nella nostra cultura sono appunto orientati a togliere di mezzo il bambino, che in effetti è quello che poi si dice quando diventiamo un pochino più grandi, no? Non sei più un bambino, ormai sei un ragazzo, ormai sei un adulto e quindi il bambino viene di fatto messo da parte e salvato solamente nel nostro modello. Appunto semplicistico dell'innocenza, della tranquillità, di chi non ha insomma responsabilità, di chi non sa gestire e governare se stesso. Peter Pan, invece, essendo solo bambino, ha pieno possesso di sé e gestisce pienamente e in totale indifferenza la sua vita, perché il bambino di fatto è indifferente a ciò che gli accade intorno, se vuole piangere, piange, e se vuole divertirsi, si vuole divertire, e non ha questa percezione che è un adulto delle conseguenze delle proprie azioni. Peter Pan quindi è anche smemorato, non ricavando istruzione, formazione dalle sue esperienze, dimentica rapidamente tutto. Questo ci viene detto in modo molto chiaro in un dialogo che ha con Wendy quando si ritrovano alla fine del libro. Wendy aveva pregustato a lungo il sottile piacere di rievocare con lui i vecchi giorni e invece nuove avventure avevano cancellato quelle vecchie dalla mente di lui. Chi è il capitano Uncino? Le domandò con interesse quando lei gli parlò del nemico numero uno, l'arcinemico. Non te lo ricordi? Chiese lei stupita. Non ricordi come lo hai ucciso e hai salvato le nostre vite? Appena li ho uccisi, li dimentico, rispose lui. Peter Pan non ha il senso del tempo. Quando torna a trovare Wendy, lo fa a distanza di un anno, ma talvolta passano degli anni e lui non si ricorda. E quando arriva è come se fosse sempre la prima volta. Anche questo è un aspetto tipico dell'infanzia, il non avere elaborato il senso del tempo, ci vuole una formazione, una educazione per capire che il tempo esiste. Quando andavamo a trovare i miei suoceri in campagna, per spiegare a mia figlia Virginia, che era molto piccola, quanto tempo ci voleva, le dicevamo che ci volevano 2 messe, perché per lei un'ora e mezza non era significativo, mentre la durata della messa era qualcosa che aveva nella sua mente abbastanza chiaramente, quindi per lei il viaggio era lunghissimo, perché già una messa è lunga, 2 sono praticamente insopportabili. Per Peter Pan no, Peter
Peter Pan non sa che cos'è il tempo e vive fuori dal tempo. In effetti, peraltro, in tutta quanta la vicenda, Peter Pan anche nei giardini di Kensington vive di notte con le fate e anche di giorno con gli umani, e quindi diciamo che è fuori di quelle che sono le separazioni del tempo che l'ordinaria vita ci obbliga a considerare. Quindi c'è il tempo del giorno, che è il tempo della realtà, e la notte, che è in qualche modo il tempo della fantasia. Per Peter Pan invece tutte quante le cose si confondono. Come tutti i bambini, Peter Pan gioca, ma non sa giocare perché è da solo. E quindi, essendo da solo, immagina dei giochi, che però non sono veri giochi, perché non ha l'esperienza, la collaborazione di altri bambini che gli consente di apprendere delle regole del gioco, che sono poi le stesse che faranno in modo che il bambino diventi adulto, perché più il gioco diventa normato, più si procede verso l'età adulta. Per cui, se ci pensate, i bambini piccoli piccoli fanno dei giochi del tutto insensati, che non hanno tempo, che non hanno un fine né una fine, continuano in qualche modo, come i Pelle Rosse e i pirati dell'isola che non c'è, a girare intorno. Il loro divertimento sta nel puro godere del piacere dell'istante. E quando poi cominciamo a insegnare ai bambini i vari giochi, iniziamo con dei giochi che non hanno uno scopo ben preciso, e progressivamente però questi scopi assumono un senso, avranno un regolamento, avranno delle condizioni di vittoria, e soprattutto, per poter giocare con altri, dobbiamo adeguarci a delle regole comuni. Quindi impareremo a rispettare le regole. Peter Pan non lo fa. Peter Pan in realtà cerca di fare i giochi dei bambini, ma gioca sempre nel modo sbagliato, ce lo dice esplicitamente Barry, che ci scrive così: "Molto prima che si aprano i cancelli dei giardini, Peter torna furtivamente all'isola perché la gente non deve vederlo, ma gli restano comunque ore per giocare, cosa che fa esattamente come i bambini veri, o almeno lo crede. E una delle cose più penose che lo riguardano è che spesso gioca nel modo sbagliato." E qui Barry ci fa tutto un elenco di giochi che Peter cerca di fare, ma senza in realtà fare dei veri e propri giochi. Ma anche qui c'è un inganno: sono ancora gli adulti che stabiliscono che cosa è il vero gioco del bambino e cosa non lo è, mentre per il bambino non c'è distinzione fra una cosa e l'altra, tutto in qualche modo è gioco e tutto in qualche modo è contemporaneamente, contestualmente vita. Vi dico altre due o tre cosette, poi chiudiamo perché dobbiamo stare nei nostri 20 minuti. Fra le cose che mi hanno colpito leggendo questo, rileggendo, perché è un classico, quindi ovviamente è una cosa che si rilegge sempre, che mi ha colpito molto di questa storia di Peter Pan, è che prima di nascere, prima di crescere, nascere e crescere, i bambini sono stati uccelli. Che probabilmente Barry fa riferimento a qualche antica tradizione. Insomma, da noi si raccontava ai bambini che i bambini vengono portati dalle cicogne in Inghilterra. Evidentemente, non lo so, lo capisco da questo libro, c'era una tradizione simile, e quindi i bambini vengono dalle uova degli uccelli, e ci sono le mamme che vanno a portare ai giardini di Kensington le letterine per gli uccelli, per avere dei bambini più o meno belli. I figli dei tordi sono considerati i più belli perché sono belli cicciotti, anche se un po' stupidotti. E il fatto che i bambini prima di nascere siano stati uccelli porta Barry a tutta una serie di interessanti riflessioni sul rapporto fra la terra e il cielo. Scrive così: "David, che è il fratellino minore a cui si rivolge l'autore fittizio di
Peter Pan nei giardini di Kensington, Davide si è ricordato con chiarezza del desiderio della sua infanzia di tornare sulla cima degli alberi. E qua ci viene in mente il barone rampante, vero? E a quel ricordo ne sono seguiti altri. Sdraiato nel suo lettino, progettava di fuggire non appena la madre si fosse addormentata e lei una volta l'aveva riacchiappato a metà cammino. Tutti i bambini potrebbero ricordarsene se si premessero forte le tempie con le mani, perché essendo stati uccelli prima di diventare creature umane, nelle prime settimane sono naturalmente un po' selvaggi e sentono un gran prurito sulle spalle, dove prima avevano le ali. Poco dopo aggiunge, e forse tutti noi potremmo volare se fossimo assolutamente certi di saperlo fare, come ne era certo l'ardito Peter Pan quella sera. La metafora del volare delle ali la conosciamo, è una metafora che usiamo spesso, quotidianamente, per indicare il nostro desiderio di elevarci dalla terra, di fare delle cose straordinarie, di vivere pienamente la nostra vita. Baudelaire ha scritto una splendida poesia sull'albatros, il poeta che si sente questo enorme uccello che esiliato sulla terra non può camminare perché ha delle ali da gigante. Pur avendo delle ali più piccole, ciascuno di noi però desidererebbe usarle, vorrebbe poter volare. Scrive Barry, il motivo per cui gli uccelli sanno volare e noi no è questo. Loro hanno una fiducia assoluta ed è con la fiducia che spuntano le ali. Insomma, anche noi, che siamo stati uccelli prima di diventare uomini, abbiamo questo prurito sulle spalle che ancora ci spinge continuamente, ogni tanto, a desiderare di alzarci in volo, di volare e di prendere la nostra via. E insomma, tutta questa riflessione su Peter Pan, per concludere, mi ha fatto venire in mente un brannetto del Vangelo in cui Gesù dice: se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E quindi questo regno dei cieli che cosa è? Non è il paradiso degli adulti che continuamente noi immaginiamo, un luogo dove viene esercitata la giustizia degli adulti, in cui si vede l'idea di bontà, di perfezione, di armonia che noi adulti abbiamo. Il regno è il luogo dove si vive pienamente e istantaneamente della gioia dell'essere vivi. È il luogo nel quale le ali si dispiegano e si dispiegano perché l'essere bambini comporta il credere fortemente e senza dubbio che tutto sia possibile. La fantasia dei nostri giochi infantili è appunto la fantasia in cui noi siamo davvero eroi, calciatori, esploratori, marinai, ballerine, in cui possiamo vivere quell'esperienza e la viviamo con una gioia tale che ci fa perdere il senso del tempo. E il concetto di regno dei cieli è un concetto che sta appunto fuori del tempo, non è un premio che ci spetterà alla fine di questa vita, ma è un'immagine per dire che ciascuno di noi queste ali che aveva le può in qualche modo ritrovare. Lo dico perché è più una speranza che una esperienza di vita, almeno in questo momento per me, però io non voglio rinunciare a crederci, quindi Peter Pan in questo tempo mi ha raccontato questa cosa, mi dice: se ci credi, le ali ti spunteranno e comincerai anche tu a volare, tornare bambino e vivere davvero nella pienezza del regno dei cieli. Grazie anche per questo ascolto, le conferenze sono tutte quante caricate sul mio sito robertoleopardi.it, dove trovate anche le altre, e leggete Peter Pan e anche guardate i film, anche Hook, Capitan Uncino, che mi sembra un film che analizza, rappresenta bene un certo modo di interpretare questo libro. Grazie del vostro ascolto e vi auguro una buona primavera in cui possiate volare.